Monza ha la sua nuova giunta. È iniziata l'era di Dario Levi, neosindaco della città di Teodolinda, che ha superato nel ballottaggio Roberto Scanagatti. A 2 settimane dalla vittoria, Levi ha presentato il suo team con 4 donne. E sono proprio gli assessori in rosa le vere sorprese della squadra di Allevi, due esterne che non hanno corso in questa tornata elettorale. Sono Anna Maria Di Oreste, ex presidente del Tribunale di Monza, e Rosa Maria Loverso, assessore al comune di Cologno Monzese, che proprio oggi rassegnerà le sue dimissioni per entrare nella squadra dell'ex presidente della provincia, con la delicata delega al bilancio. L'incarico di vice sindaco al leghista Simone Villa, che seguirà anche lavori pubblici, piccole cose, strade, verde pubblico, manutenzione, patrimonio, servizi cimiteriali, housing sociale ed energia. Ma ecco la squadra al completo: Andrea Arbizzoni, assessore allo sport, Federico Arena alla sicurezza, Anna Maria Di Oreste alla trasparenza, Massimiliano Longo alla cultura e alle attività produttive, Pierfranco Maffè all'istruzione e servizi scolastici, Desiree Chiara Merlini alla famiglia e Martina Sassoli allo sviluppo del territorio, all'urbanistica, all'edilizia privata, all'ambiente e ai rapporti con le associazioni di categoria e alle pari opportunità. Sindaco Allevi, come ci prepariamo a questa nuova avventura che è già cominciata? Beh, ci siamo preparati nel migliore dei modi, abbiamo iniziato lavorando e cercando di mantenere i primi impegni che avevamo preso con i cittadini in campagna elettorale, perché i primi provvedimenti che ho preso, come mettere il presidio fisso davanti alla stazione o ai boschetti reali, piuttosto che gli sgombri che abbiamo incominciato a fare in alcune palazzine occupate dai Rom, devo dire che sono stati particolarmente apprezzati dai cittadini monzesi. Quindi oggi la squadra si è allargata, non sono più solo, ho una bellissima giunta e quindi andremo avanti ad onorare quel programma elettorale che ci ha permesso di vincere le ultime elezioni. Massimiliano Longo, il più votato di Forza Italia, assessore, come ti poni per questa nuova avventura? Beh, il fatto di essere stato il più votato di Forza Italia e anche di tutto il centrodestra mi dà tantissima responsabilità. Spero di non deludere nessuno, metterò tutto il mio impegno e spero di, con il mio contributo, di migliorare anche dal punto di vista culturale la nostra città. È indispensabile collegare la città alla Villa Reale. Fortunatamente tanti cittadini italiani stanno scegliendo la Villa Reale come meta da visitare, bisogna fargli sapere che oltre alla Villa Reale Monza ha tanti gioielli da poter visitare e vedere. Simone Villa è lui il vice sindaco di Monza, colui che lavorerà fianco a fianco con il sindaco Dario Allevi. Come ci si prepara a questo appuntamento, a questo importante incarico? Ma ci si prepara per quanto mi riguarda facendo tesoro dell'esperienza che ormai è quasi ventennale di impegno amministrativo nella città, prima nei quartieri, nelle vecchie rimpianti e circoscrizioni e poi in consiglio comunale. E diciamo che per quello che mi riguarda è proprio facendo tesoro di questa esperienza che è partita dalle periferie, dai quartieri che si trovano gli stimoli per fare le cose migliori e soprattutto per individuare gli obiettivi veri. La nostra è una città fatta di tante realtà, sono realtà che spesso reclamano gli stessi diritti, magari del centro storico. Di questo abbiamo fatto un elemento, un tema importante della nostra campagna elettorale, non ce ne dimenticheremo. Uno dei primissimi impegni della nostra giunta sarà quella di allargare l'orizzonte delle attenzioni e degli investimenti a tutte le parti della nostra città, non ci saranno più periferie. L'assessorato alla sicurezza, uno dei più delicati, uno dei più importanti, finisce nelle mani della Lega Nord, del giovanissimo Federico Arena. Assessore, come possiamo rendere Monza più sicura?
Ma intanto dobbiamo rendere Monza più sicura utilizzando la polizia locale non solamente per fare le multe, ma anche per andare a eliminare tutte quelle situazioni di microcriminalità e di abusivismo che in questa città sono state tollerate per 5 anni. Quindi sicuramente questo è uno dei primi obiettivi, e poi fare squadra con le forze dell'ordine, quindi i carabinieri e la polizia di Stato, per creare davvero una squadra che vada a risolvere i problemi di sicurezza di Monza, perché Monza ne ha davvero bisogno. Andrea Bizzoni, non soltanto un assessore, ma un grande tifoso, un grande sportivo, a lui l'assessorato allo sport, un sogno nel cassetto nel mondo sportivo monzese. Ma sono due sogni nel cassetto da monzese, da assessore e da monzese soprattutto. Il primo è quello finalmente di vedere riqualificato lo stadio Berantino, che potrebbe essere veramente una risorsa non solo per la società Calcio Monza, ma per tutte le altre società sportive e per la città stessa. L'altro sogno nel cassetto, lo confesso perché io seguivo da ragazzino anche l'hockey su pista, è cercare nell'arco dei 5 anni di riportare a casa a Monza la società di hockey, che adesso invece è costretta a giocare a Biassono. E quindi non solo l'hockey, ma tutte le società legate, diciamo, alla rotellistica, perché hanno sempre avuto a Monza una grandissima tradizione ed è giusto che questa tradizione continui. Quindi sono questi due grandi sogni nel cassetto che spero di, insieme a queste società, di chiudere definitivamente ai 5 anni della fine del mandato. Un dato importante è quella l'istruzione per il neo assessore Pierfranco Maffè. Come si prepara per questa nuova avventura e quale sarà il suo primo obiettivo? Io credo che il tema della scuola e dell'educazione sia un tema assolutamente straordinario. Nella nostra città abbiamo grandi aspettative su questo, io peraltro mi sono già occupato sia in comune a Monza sia a livello di ANCI Lombardia su questi temi. Credo che sicuramente attraverso il lavoro che si potrà fare in questo senso si potrà anche dare un segno, un senso diverso di questa amministrazione.